Coach Massimo Barbolini, terzo successo consecutivo in campionato per la sua Savino del Bene, che si prende il decimo 3-0 in campionato, una vittoria netta, convincente contro una Pinerolo che, l'avevamo detto alla vigilia del match, non era squadra da sottovalutare. Sì, diciamo che per parte quasi tutto il primo set loro hanno combattuto, poi hanno ceduto un pochino, hanno calato il ritmo. Noi siamo stati bravi a non cadere in quell'errore che ogni tanto capita, di adeguarsi un po' al ritmo dell'avversario, perché dopo si arriva e si rischia sempre di compromettere magari con una ricezione, una palla, un qualcosa di sbagliato. E invece brave le ragazze a mantenere la concentrazione, brave a portare a casa 3 punti con anche un 3-0, che alla fine può anche darsi che la classifica è tutto molto chiuso, la lotta è tutta lì, 3 squadre in un punto, per cui non solo un punto ma anche un set in più o in meno potrebbe anche fare la differenza, chissà. Coach, da 16-19 nel primo set, 9 punti di fila e poi, come ha detto lei, massima concentrazione, la squadra non ha mollato, buon test anche perché domenica c'è Novara. Sì, ma abbiamo detto, dobbiamo pensare una alla volta, oggi era importante anche dare un pochino di respiro a chi sempre gioca, tenere sempre pronte anche chi gioca meno e ha dimostrato di essere pronte, e domenica ci sarà una bella partita, adesso aspettiamo, vediamo Novara cosa fa, ma poco importa, perché è una partita che bisogna vincere assolutamente, e domani riposiamo e venerdì ci ripartiamo, ci rituffiamo. Coach, le chiedo se è stupito positivamente, o lo dava per scontato, questa reazione dopo l'eliminazione in Champions League? Ma io penso che siano stati eliminati non giocando male, anzi purtroppo abbiamo perso una partita dove, a parte il tie break, eravamo sempre avanti. Ci è mancato qualcosina, però diciamo che dal punto di vista tecnico e tattico, noi abbiamo giocato alla pari con una delle più forti squadre al mondo. È vero quello che dici tu, magari poteva esserci qualche ripercussione forse dal punto di vista psicologico, però penso che la fortuna è stata di giocare subito una partita difficilissima a Chieri e non c'è stato tempo per pensare tanto a quello che era successo.